Sì? Vabbè, vabbè, adesso vengo lì. Vengo lì, ok. Va bene, vengo lì. Ok. Silvio, Franco. Apri la porta! Ma sei cretino! Ma non ci penso neanche. Ma vai a aprire la porta! Ma scherzi davvero! Ma scusami, vai a aprire la porta immediatamente! Non ci penso neanche di aprire la porta! Franco! Vai via che non l'apro la porta! Sono 3 anni che aspetto un momento ma che così! Come vuoi, ma vai via! Ma guarda che chiami i carabinieri! Chiami i carabinieri! Ho detto che non apro, non mi rompete i c***o! Quindi qua non ti faccio uscire. Ti prego, cioè mi sembra lì anche grandicello, sposato. E allora, cioè tua moglie cosa ne pensa? Eccole qua che arrivano, vedi? Ci mettono poco. È quello che vogliamo. È quello che vuoi tu, a me non mi frega un cavolo se le cose ci regalano. A me invece interessa di andare a finire domani sui giornali. Ah, su... benissimo. Andate via! Venite qua! Senti. Vuoi stare un po' zitta, per favore? Silenzio! Qua l'unico che parla sono io. No, parliamo con calma, ok? Lascia libera la donna! Ma cosa c'è di là? Ma io e te! D'accordo? Io andare via! Ma... via! Almeno così sono sicuro che fai quello che voglio io. No, mi devi lasciare stare. Aspetta, aspetta. Vieni che parliamo! Come ti chiami? Io mi chiamo Daniele. Voglio diventare famoso come Daniele. Di come ti chiami? Daniele cosa? Daniele cosa? Io devo diventare famoso. Tuo padre, come tu mi devi aiutare a diventare famoso. Questo imbecille non vuole. Io mi chiamo Daniele, ma... Daniele! Signorina, è armato? Ma va! Daniele! Digli che vogliamo 2 pizze. No, lo vuoi tu, io lo voglio. Digli che vogliamo 2 pizze, digli. Daniele, guardami! Daniele! Ma senti la mia pizza? Daniele! Che vuoi?
Io voglio mangiare una pizza con te. Voglio la pizza, diglielo. Lascia libera la pizza. Io voglio mangiare una pizza con te. Digli che voglio una pizza. Vuoi una pizza? Con una pizza? Con una pizza, che so, che pizza vuoi? Non è importante, una pizza. Daniele! Per favore, cioè, vieni qua. Perché sennò non so come va a finire. Voglio un cellulare, voglio un cellulare, digli che voglio un cellulare. Digli che voglio. Tu. No, diglielo tu. Diglielo tu. Non mi rompere il c***o. Un cellulare. Ma non si ti tiro un cazzo adesso. Ti metti. Ti metti di qua, guarda che ora sono. A fare c***o. Senti, togli. Vuoi? Sei bello. Guarda, adesso passo sul cristallo. Portalo qua, qua. Niente, avanza con un po', non sapevo. Senti. Vattene via, vai indietro, vai indietro. No, ma che amico, vieni qua. Vai indietro, assunto. Questo non ha niente, pur che abbia. Apri la porta. Cosa dici? Pronto? Gli studi di Canale 5 con la strada! Sì! Guardate il telegiornale, che tra un momento ci siamo! Dai, dai! Guardate il telegiornale! Posso avvicinarmi? Polizia, posso avvicinarmi? Dopo che vengano la troupe? Vieni qua, vieni qua! Ecco, vuoi uscire in televisione. Vuoi uscire in televisione? Perché vuoi uscire in televisione? Per il rapimento fatto a Natalia Strada. Hai rapito Natalia? Certo. Natalia è ferita? Ma va. Ha avuto paura? Ma no, come faccio ad avere paura? Povero Cristo, guardalo qua che faccia. Cioè, non lo so io. Però mi sembra di essere una situazione ridicola. Dai, beh, ascolta, il telegiornale va in onda stasera. Vedi, sei contento, adesso sei diventato famoso. Sei diventato famoso, ma la devi lasciare andare. Voglio adesso vederlo. No, no, senti, questo, cioè, già mi sa che stiamo non arrivando. Non puoi aspettare di vedere il telegiornale, cioè, la devi vedere pure il telegiornale con me amaretata. Prima. E perché no? Ma tu sei. No, guarda, cioè, ragazzi, che oggi qualcuno basta questo poliziotto qua del cavolo che sono che. Cioè, ragazzi, basta, mi sono rotta. Natalia, Natalia! Stia attenta, stia attenta e venga qua. Un attimo, no, vabbè, basta. Arriviamo a un compromesso, Natalia, sentiamo cosa Natalia, hanno da dire. Un'ultima domanda. Lo sa di essere su Scherzi a parte? Natalia Strada su Scherzi a parte! Brava Natalia!